Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Ci avviciniamo alla festa della Repubblica, il 2 di giugno, e in vista di ciò le frecce tricolori sorvoleranno i cieli italiani. Se sollevate lo sguardo verso il cielo, appunto verso le 11, le vedrete passare sopra Milano. Bene, facciamo un commento sulla prima settimana di riapertura. Hanno riaperto gran parte degli esercizi al dettaglio non alimentari, mentre purtroppo per le difficoltà che comprensibili, ristoranti e centri di benessere per la persona hanno aperto solo al 50%. Da questa settimana tutti i mercati comunali scoperti sono aperti. E poi è inevitabile parlare dell'intrattenimento serale e notturno fuori dai bar per le nostre vie. Ora io vorrei iniziare dicendo a tutti: evitiamo di, in sostanza, metterci in due parti avverse, cioè chi si diverte eccedendo e chi da casa denuncia questi comportamenti, cosa che sarà anche naturale, ma sta avvenendo. Devo dirvi che ricevo centinaia di messaggi, di foto, di assembramenti nelle vie, ma nei parchi. Uno addirittura mi ha scritto: c'è un assembramento agli arrivi dell'aeroporto della Malpensa. Ora, bisogna trovare una formula, e qui denuncio tutta la mia frustrazione e anche quella dei sindaci delle grandi città italiane, perché quello che si capisce è che gli inviti al buonsenso, alla responsabilità, funzionano anche pochino, e che è illusorio promettere ai cittadini di riuscire a controllare tutto. Dobbiamo comunque trovare una formula, lo capisco. Oggi mi incontrerò con il prefetto per capire cosa si può fare. È chiaro che io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando, però è altrettanto chiaro che questo weekend, ecco, non è stato un weekend sereno, e ovviamente non possiamo immaginarne un secondo in questo modo. Però, per essere sempre franco e per cercare anche di non raccontarvi le cose che sentite mille volte, io invito chi mi segue anche a un'altra riflessione, e cioè: va bene parlare degli assembramenti, va bene che i media si sfoghino con fotografie, con immagini, con un dibattito infinito, ma questo non ci deve far perdere di vista il fatto che c'è la probabilità che con questa pandemia ci si confronti a lungo, e quindi il punto è con che misure noi controlliamo la pandemia stessa, come la misuriamo, come la gestiamo. Ma è possibile che adesso si parla solo di questo termine bruttissimo che è movida e non si sta parlando più certamente della app, ma anche, guardate, l'app da sola non serve a niente, servono i tracciatori, cioè migliaia di persone che prendono ciò che la app segnala, la decifrano, perché non è tutto automatico, e da ciò permettono di intervenire. All'estero ne stanno assumendo a migliaia, da noi non se ne parla. Come si parla poco, ancora poco, io insisterò alla noia di test e di tamponi. Quindi ragioniamo, non possiamo continuare a seguire dei flussi di dibattito che durano qualche giorno, che sono i più semplici, su cui ognuno esprime la propria idea, giusta o sbagliata che sia, e perdiamo di vista gli strumenti fondamentali affinché si possa uscire da questa pandemia. Buona giornata.